Bentornati a Radio Design, sono sempre io, Nicola, qui dall'Istituto Italiano Design, salutiamo la nostra ex studente Giada. Allora, oggi torniamo con le Officine Creative Italiane, parliamo di questa volta di un fotografo italiano, io saprò solo dire questo e poi saranno loro a raccontarvi la storia, Ugo Mulas, giusto? Sì, giusto. Ugo Mulas lo conoscono in pochi, quindi non sei da solo, ma in sostanza è uno, diciamo, dei padri della fotografia italiana, no? Quella d'autore, quella vera. Chi siete intanto? Presentatevi. Ci presentiamo. Sì, ogni volta ripresentiamoci perché benissimo. È figo. Allora, Claudia, Ioanna. Massimiliano Tuveri, Officine Creative Italiane. Officine Creative Italiane. Ricordiamo, vi troviamo in centro, dite di nuovo l'indirizzo. A così. Pochi passi da qui, in via Bruschi numero 2B, in attraverso il via Bonanza. Bene, ottimo. Allora, per chi, sì. Bene, allora raccontiamo la vita e le opere di questo e i miracoli di Ugo Mulas. Ne ha fatti. Esatto. No, lui nasce nel 28 e quindi qualche anno fa e discreti, no, direi, e si trasferisce praticamente a 20 anni perché nasce in un paesino in provincia di Brescia, si trasferisce a Milano per studiare, per fare l'università, tant'è vero che inizia con giurisprudenza perché lui non è uno di quei fotografi che dice ma mio padre da piccolo mi ha regalato una macchina fotografica, in realtà non si occupava per niente di fotografia, anche se aveva una notevole passione dell'arte, tant'è vero che nonostante avesse fatto tutti gli esami all'università di giurisprudenza, non si laurea, ma esatto, quindi fa questo salto e passa dalla facoltà di giurisprudenza all'Accademia di Brera, quindi fa anche esattamente. La sua riforma di contestazione, cosciente di sapere. C'è una bella tesi, dice Cioè. Una bella tesi, probabilmente sarà scritta per quanto sia il momento di inorridito di fronte ad un futuro fondamentalmente impiegatizio, decide proprio di interrompere gli studi e dedicarsi all'arte. Sì, va all'Accademia di Brera, ma lì non tanto per studiare, gli piaceva proprio l'ambiente artistico e quindi questo che poi ha caratterizzato un po' tutta la sua vita, no? Gli piaceva l'ambiente artistico, gli artisti e tutte le persone che giravano intorno a questo ambiente. Tant'è vero che vicino all'Accademia, sempre in via Brera, c'è un bar che poi diventa famosissimo, che è il famoso Bar Giamaica. La Giamaica considera che nasce nel 1911, quindi subito prima della Prima Guerra Mondiale, però subito, proprio questa vicinanza con l'Accademia, diventa un polo d'attrazione di scrittori, artisti, pittori, eccetera, eccetera. Lui si trova proprio a suo agio in questo ambiente, tant'è vero che comincia a conoscere perché è molto sociale, no? Ben volere, comincia a conoscere tantissimi artisti di dentro, pittori, ma anche fotografi, perché in quel momento, diciamo, la fotografia era all'inizio, era già da diversi anni, però e conosce altri fotografi che poi diventeranno anche importanti, no? Insieme a lui, ne cito uno per tutti, Mulas, ma anche Lucas, Mario Dondero. Mario Dondero, esatto. E quindi è un ambiente molto pieno di idee e lui sì. Questo l'appassiona. È un ambiente estremamente stimolante, lui si trova praticamente di fronte a tutti i personaggi che in quel momento offrivano spunti di grandissima riflessione sull'arte, quindi si parla di realismo contro l'astrattismo, un discorso anche dell'arte concettuale, però si avvicina alla fotografia per caso in realtà, perché lui guarda più ai pittori, lui è animato da un grande amore per la poesia, per la letteratura, in realtà trova lavoro all'inizio come istitutore per mantenersi, sì. Quindi, e invece finisce tra le braccia della fotografia quasi suo malgrado, perché gli mettono in mano letteralmente una macchina fotografica, proprio quelli del Bar Giamaica, e gli danno quattro indicazioni proprio di base circa le tecniche. Quindi... Ah, c'è quello del Bar Giamaica gli danno? Sì, sì. Sì. Tu consideri questo bar? Dava anche a noleggio, ma senza niente, dava macchine fotografiche, sì. Oppure certo, figa. Ma la signora, la proprietaria del bar, siccome era,
diciamo, si sentiva una mecenate, no? Sì. Perché insomma passavano lì tante modelle, tanti artisti, all'inizio ancora non affermatissimi, però ti cito Fontana. Sì. Era un frequentatore noto, no? Ma c'è ancora questo bar? Accidenti. Cioè, ma voglio andarlo a vedere. Devi voi ci siete andati? No. Io voglio vederlo. No, sono curioso. Bisogna, infatti, pure noi abbiamo questa curiosità prima o anche poi. Perché, sì, anche perché l'abbiamo visto in fotografia, proprio nelle fotografie di Ugo Mullas. Lui ha fatto tutta una serie di fotografie proprio sulla strada, sull'ambiente, sul bar e i frequentatori, naturalmente, dell'epoca. Che poi anche a Parigi c'è, io ci andai in questa strada dove... Ma infatti l'ambiente è un po' quello. Un po' bohemienne, no? Un po' così. Esattamente. Sì. Quindi si ritrova tra le mani questa macchina fotografica, la guarda con diffidenza e gli spiegano proprio le tecniche di base, questo pubblico al sole, F11, un centoventicinquesimo con i tempi, all'ombra, fai queste modifiche. Poi all'epoca la fotografia era molto importante, diciamo, come anche si stava diffondendo, però in realtà, diciamo che come ricerca si svolgeva più all'interno dei circoli, quindi dei fotoamatori, o all'interno degli studi fotografici, quindi aveva un risvolto professionale mirato naturalmente alle esigenze dei clienti, però si stava affermando anche... diciamo, il reportage sociale. E quindi questo è quello che lo affascina, il reportage sociale, quindi è un modo per, diciamo, applicare la fotografia alla professione di fotogiornalista e quindi esaltando la funzione sociale della fotografia. E lui si avvicina a questo, al reportage sociale, differente da tutti gli altri reportage dell'epoca, perché diciamo che siamo nel momento di Cartier-Bresson. Quindi il momento decisivo, tutti cercavano il momento decisivo da fissare in fotografia, lui invece, in piena polemica, già diciamo con una sua visione, si distacca da questa concezione e invece va ad esplorare le periferie, quindi scatta tutta una serie di fotografie che documentano sicuramente, ma con un tono malinconico, molto personale, e la presenza umana in realtà rimane quasi un'ombra all'interno di questi luoghi. Sento molto fine questo essere umano. Beh, io sono molto polemico. Vicino con Mullas. Polemico, gli umani lontani. Mi piace. Ma poi si avvicina. Ah, ok. No, non ancora io. Però un certo tipo. Ok, l'ambiente. Prettamente artisti. L'ambiente artisti, anche perché c'era in quel periodo, non so, per il fotografo medio, ma anche insomma, quello, la voglia di essere considerato. Pittori, insomma, e quindi dentro siamo in quella, insomma, grosse persone. Come ha detto Claudio, lui inizia ad indagare le periferie milanesi e lo fa, diciamo, nell'immediato dopoguerra, no? Quindi è un po' particolare per quello che c'era come movimento in Italia. Dopodiché si dedica poi a quello che è sostanzialmente lo sviluppo artistico, diciamo, del suo raccontare in maniera fotografica, cioè indagare proprio l'arte e chi l'arte la faceva. Tant'è vero che Ugo Mullas penso che sia tra i fotografi che hanno rappresentato quasi tutti gli artisti di quasi tutti i movimenti di quel periodo storico. E non solo nomi nazionali. Esatto, nomi anche internazionali. Diventa un assiduo frequentatore della Biennale di Venezia, perché proprio lì presenta Mario Dondero. Esatto, lì presentano il primo lavoro insieme a Mario Dondero, un altro giornalista famoso, e praticamente gli piace così tanto questo mondo che ogni Biennale va lì e praticamente fotografa tutti gli artisti e tutte le correnti artistiche che esistono. E la documenta la Biennale di Venezia dal 1954 fino al 1972, senza perdere mai un'edizione. Per lui è proprio un vero e proprio lavoro, ma anche una passione, naturalmente, perché è il suo ambiente, lì si ritrova completamente. Può rappresentare l'opera d'arte, può rappresentare l'artista. E in realtà si pone profondamente il problema di come rappresentare l'arte, perché naturalmente si trovava a dover usare la fotografia come un linguaggio non verbale per parlare di un altro linguaggio visuale, quindi privo di parole, e, però quello è proprio, diciamo, l'ambiente che
lo stimola di più alla produzione e addirittura sviluppa un suo linguaggio che è quello di porsi in modo differente di fronte ad un artista che rappresenta fotograficamente in relazione alle sue opere anche mentre le realizzano, sempre in modo differente, quindi assecondando l'artista e quindi sviluppando diciamo, una filosofia della fotografia che è basata sul comportamento, cioè l'osservare e rappresentare l'artista anche mentre è al lavoro. Al lavoro. Sì, famosissimi, per esempio, sono ad esempio le fotocronache, come le chiamava lui, dei lavori fatti da, per esempio, Fontana, no? L'abbiamo citato prima, e era difficilissimo, no? Rappresentare Fontana appunto mentre tagliava le sue tele, quindi la concentrazione che c'era prima di lui, è tutto un servizio fotografico che racconta questo. Costruito nel senso che non è il momento del taglio vero della tela. Però Fontana si presta a rappresentare questo che è appunto un momento diciamo proprio topico diciamo nell'arte italiana, quindi ha veramente, oltre che questo focus diciamo sull'arte e l'artista, c'è anche un periodo negli anni 60 in cui torna anche alla poesia e alla letteratura, o almeno al suo amore per la poesia e la letteratura, perché per esempio proprio in occasione di una biennale incontra Giuseppe Ungaretti e lo rappresenta, lo fotografa, oppure ancora più interessante in quello alla prima biennale, ma successivamente si dedica da Milano, il mare è la Liguria naturalmente, quindi, certo. E anche lui si reca in Liguria, inizia a scattare una serie di paesaggi che sono lontanissimi naturalmente dall'altra sua produzione fotografica e quelle fotografie che sono una ricerca proprio di punti di vista particolari del paesaggio ligure, del mare, che sono connotati in bianco e nero naturalmente perché lui fotografa in bianco e nero e sono connotati da un fortissimo lirismo, da una grande appunto poesia della proprio nella visione che vanno usati diciamo che con l'ermetismo viaggia a braccetto. Prova ad indovinare, Nicola. Attenzione, che bar frequentavano tipo Ungaretti, Montale quando erano a Milano. Già mai. Ma sei grandissimo. Era difficile. Tutti a sto bar Giamaica. Sì, tutti qua. Era proprio veramente il punto di riferimento. Ma tant'è vero che quel gruppo di fotografi, per esempio, si chiamavano quelli del Giamaica. Quindi era proprio è strano, no? Facciamolo anche noi qui a Perugia al bar Giamaica. Questo ma infatti punto. Sarebbe bello. Calcola che piccola parentesi. Aprite un baretto dentro il vostro studio così. Cioè, no, ce l'abbiamo. Infatti noi molto piccolo però. Si chiama il Bar Giamaica di Officine Creative. Ah, ok, mi piace. Lo trovi all'interno. Senti, no, a proposito di questo ti volevo dire perché il nome è un po' strano, no? Perché dici ma cioè, bar a Milano, a meno che non sei in Via Giamaica, se esiste una Via Giamaica, perché lo devi chiamare il Giamaica? Giamaica perché era l'idea di uno dei frequentatori di questo bar che vide un film Hitchcock, che è un po' come era appassionato di bambini, cioè, e quindi ma perché non dice Margherita la proprietà, le insegne di questo bar Giamaica diventavano famose perché frequentate anche da artisti, infatti, quindi diciamo che al giorno d'oggi se fai un bar Giamaica no, penso trovi la musica reggae dentro, esatto. Come minimo. Comunque poi Ugo Mulas piano piano inizia a lavorare anche nel mondo della moda e quindi si afferma, un po' grazie appunto a questi contatti, soprattutto sì. Dondero che abbiamo già nominato diverse volte, inizia a lavorare per tantissime riviste molto importanti, quindi Domus per esempio per sì. L'architettura oppure riviste di design, collabora con stilisti importanti, per esempio famosissima la sua collaborazione con Mila Shen e quindi per vivere naturalmente utilizza la fotografia diciamo però all'interno di questi altri ambiti, ma poi la sua passione è naturalmente continuare a documentare l'arte e la coltiva tantissimo, per esempio famosissimo è un festival dei due mondi di Spoleto negli anni 60 sì, in cui proprio lui si reca lì e documenta fotograficamente anche proprio la creazione di una serie di opere che furono
appunto poi esposte proprio in occasione di quei festival, e lì conobbe tantissimi nomi importanti che poi naturalmente ha fotografato e ha lasciato dei ritratti straordinari, straordinari, tra cui anche David Smith, per esempio, che ha fotografato mentre realizzava appunto le sue opere all'interno della fabbrica di Voltri, quindi sono delle fotografie veramente straordinarie. E quindi ha avuto anche questo passaggio in Umbria, no? E lui, come ha detto Claudia, è il periodo in cui conosce anche la moglie, sempre Alba Giamaica. Ovviamente. Anche lei diventa fotografa, si chiama Antonia Nini per lui, e praticamente insieme appunto formano questo studio, che è una coppiata vincente veramente. Oltre perché che lei... bellissima, perché sì, sono bellissimi entrambi. Cioè fighi proprio. Sì, sì, bellissimo. Sono una coppia da cinema, cioè tipo Alain Delon. E... c'è chi tutto e chi niente, chi senza capelli, nel mio caso neanche fotografo. No, loro veramente chi avevano tutto, anche una presenza, un'intelligenza, una capacità. Ma lui, adesso questo podcast è bellissimo perché qui c'è uno studente e due insegnanti, io chiedo da studente. Visto che lui aveva queste chiare dal cognome origini sarde, è ritornato sui suoi passi? No, perché la famiglia diciamo che... in realtà si è trasferita in Bresciano, cioè, è nato lì. In Sardegna niente, non la racconto, niente, frega niente. Tra l'altro purtroppo alla fine scoprirai che non c'è alcun tempo. Non c'è tempo di tornare, perché purtroppo ha avuto una carriera fulgurante, ma molto breve. Giovane, bellissimo, pieno di un successo non solo nazionale, a quel punto internazionale. Sì, perché poi dall'estate del 64, ho parlato di Spoleto, ma parliamo sempre della Biennale. Nel 64 viene presentata la pop art in Italia e in Europa, no? Proprio la Biennale. E quindi lì conosce personaggi importanti, tra cui Andy Warhol, e va diverse volte anche negli Stati Uniti proprio per riprendere questa parte dell'inizio. È uno dei pochi, tra parentesi, alla possibilità per gli appassionati di fotografia di confrontarsi direttamente con la fotografia, che è un grandissimo appassionato di fotografia, che ha veramente rivoluzionato la fotografia, che gli insegna anche una nuova consapevolezza, ma soprattutto appunto questi rapporti particolarmente privilegiati con i grandissimi della terra. Quindi sono molto comuni le sue fotografie, non so, con Andy Warhol, certo, Man Ray, insomma, comunque delle figure veramente che sono dei miti e che non erano facilmente avvicinabili, mentre lui riesce ad instaurare un rapporto importante con tutte queste figure. Tornando in Italia, ad esempio, inizia a collaborare anche col teatro, quindi si avvicina per esempio a Strehler e fa dei lavori fotografici incredibili all'interno del teatro, quindi lascia proprio una documentazione importantissima, e addirittura inizia a collaborare per creare proprio i fondali con le sue fotografie, le scenografie, per tipo per WhatsApp di Alban Berg, insomma ha veramente creato anche un pezzo della storia del teatro proprio materialmente. Per lui va avanti con questa creazione appunto di scenografie e con le fotocronache, perché poi raccontava anche lo spettacolo teatrale, no? Sotto il profilo anche fotografico. Sì. Sono tantissimi libri che lui ha fatto in collaborazione con Strehler, ma anche con la Guggenheim per la Biennale, ne sono usciti tantissimi di libri suoi con fotografie completamente sue. Quindi lui è morto a 45 anni, ha fatto tutte queste cose. Io ma nel 35 sono uno sfigato. Perché in realtà poi continuiamo l'umiliazione. Di appunto relazionarsi in modo veramente in profondo con gli artisti, ha collaborato a quasi tutti i libri di tutti questi artisti. Ora, se io ti faccio vedere una lista dei personaggi che ha fotografato, non basterebbe una settimana per elencarli tutti. Cioè, tutti in un artista lui l'ha fatto. Tutto sul serio, e non si può fare una lista, ma neanche una semplificazione, però poi questa sua comunicazione anche per l'estero è importante, perché veramente poi comunque per i 20 anni di Biennale tutte le persone che sono passate lì, quindi tutti gli artisti importanti, quindi lo sono importante durante finisce.
e lì inizia anche il percorso che è più a analizzare tutto quello che è stato il suo percorso fotografico, e quindi con una cosa che ha lasciato tutti i miei fantastica, che si di una versione però invece dell'arte completamente concettuale, quindi si allontana completamente forma di rappresentazione realistica, no, da qualsiasi cosa avesse fatto invece cosa, per affrontare quindi la fotografia come una riflessione veramente prima, insomma, sapendo le sue radici. No, infatti l'autore in se stesso fotografico, no, cioè per tanto non so scrivere quella di più con nulla, però ha fatto veramente cose importanti per la fotografia italiana ed è conosciutissimo, specialista anche nostro caso. Però noi questi minuti, cioè questo spazio che ci ha dedicato, vogliamo dire a tutti quanti di andare a approfondire questo discorso, perché l'Italia ha tantissimi e grandissimi fotografi che hanno fatto la storia di questa. In particolare questo questo lavoro concettuale che è stato, credo che sia una sorta non solo di testamento, ma comunque apre una riflessione per tutte le generazioni successive. In realtà lui proprio ripercorre la sua, diciamo, produzione fotografica, si rende conto di aver iniziato in modo totalmente istintivo a fotografare, quindi non ha, essendo completamente autodidatta, quindi lanciato un po' sul fronte della fotografia allo sbaraglio. In realtà è proprio alla fine della sua vita che invece affronta la fotografia sotto tutti gli aspetti che invece in un percorso didattico normalmente sarebbero affrontati all'inizio. E quindi c'è una serie in realtà di 14 fotografie che aprono e chiudono un cerchio, perché la prima e l'ultima fotografia sono molto simili, e che sono appunto riflessioni su, non lo so, la superficie sensibile della pellicola, per esempio in fotografia il tempo, lo spazio, e l'ultima fotografia è come la prima è un omaggio a Niepce, quindi che è stato l'autore, diciamo, della prima fotografia della storia nel 1826, e quindi è una stampa a contatto di un problema, peraltro verde, appunto poi sviluppato e stampato. L'ultima fotografia è la più o meno simile, però il vetro è infranto. E sono delle fotografie che vengono presentate invece come opere d'arte di altri linguaggi visivi, quindi montate su metallo, con il plexiglass, con tutta una cornice intorno, come se fossero delle opere d'arte però, e non delle semplici fotografie. E ognuna rappresenta una riflessione estremamente concettuale sugli aspetti della fotografia, che lui solo alla fine della sua vita va a approfondire forse, ad offrire però anche a tutti i fotografi come un nuovo modo anche, no, di percorrere delle fasi di preparazione e formazione per il fotografo. Quindi, per chiudere, come docenti della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, vi diciamo venite a trovarci e facciamo una chiacchierata insieme e parliamo non solo di Ugo Mulas, ma leggiamoci mille libri che ci abbiamo in sede e andiamo ad affrontare la fotografia con quella che erano le basi veramente storiche. Sì, comunque c'è questa continua esterofilia degli italiani, esatto, in tutti i campi. Bravissimo. Ho notato questo. Dei fotografi fantastici. Ma io non immaginavo neanche, infatti grazie. Ma grazie a te. Sì, adesso anch'io devo andarmi a studiare. Vieni, ti aspettiamo. Davanti a un caffè, una tisana, un tè, quello che vuoi. Il problema di questa radio, che essendo, facendo io il docente di web marketing, non so niente di design. Adesso sto cominciando a studiare un sacco di cose, ma grazie a questa radio comprendo quanto sia gigantesco, diciamo, il sapere in questo campo, la fotografia, il design. Ed è bellissimo. È veramente una figata. È bello che ci sia questo spazio che offre poi la possibilità di esplorare tutto. Ma noi lo diciamo sempre, cioè se tutti noi affrontassimo la fotografia, tutti noi intendo chi no vuole praticare la fotografia, se l'affrontassimo come si affrontano le altre arti, la scultura, la pittura, studieremmo innanzitutto tutto quello che ci abbiamo dietro come passato. Invece in fotografia si fa molto di rado. Sì, vabbè, questo è un problema un po'. Fatto anche Ugo Mulas, però Ugo Mulas a fotografare prima di studiare la fotografia. Vabbè, qualcuno può. Quindi questo è iniziato a 25 anni, a 45 ha finito, ha fatto di tutto. Io ne ho 35, mi restano 10 anni per fare il botto.
ma finirà tragicamente. Direi. Allora, seguite questo podcast, lo trovate in video, ve lo ricordo, su Facebook, su Radio Design, Istituto Italiano Design, sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Design, in podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, per quelli più young. Lo trovate, cioè, per tutti i gusti, siamo in tutti i menu. Multitasking. In tutti i menu digitali ci trovate. Grazie ancora. Alla